Ecco quello che scrive a suo fratello Pelleas. Una sera l'ho trovata tutta in lacrime, sul bordo della fontana nella foresta in cui mi ero perduto. Non so né la sua età, né chi sia, né da dove venga, non oso interrogarla. Appena le si chiede che cosa le è accaduto, si mette a piangere come una bambina e singhiozza così profondamente che fa paura. Quando l'ho trovata presso le sorgenti, una corona d'oro le era scivolata dai capelli ed era caduta in fondo all'acqua. Benché le sue vesti fossero stracciate dalle spine, era vestita come una principessa. Sono 6 mesi ormai che l'ho sposata e ne so quanto ne sapevo il giorno del nostro incontro. Nell'attesa, mio caro Pelleas, tu che amo più di un fratello, anche se non siamo nati dallo stesso padre, nell'attesa, prepara il mio ritorno. So che mia madre mi perdonerà volentieri, ma ho paura del re, il nostro venerabile avo. Ho paura di Arkel, nonostante tutta la sua bontà. Perché ho mandato a monte con questo strano matrimonio tutti i suoi progetti politici. E temo che la bellezza di Melisande non scuserà ai suoi occhi così saggi la mia follia. Tuttavia, se egli acconsente ad accoglierla come accoglierebbe una sua figlia, la terza sera dopo che avrà ricevuto questa lettera accende una lampada in cima alla torre che guarda al mare. Io la scorgerò dal ponte della nostra nave. Se no me ne andrò più lontano e non tornerò più. Che ne dite? Non ne dico nulla.